Siete a sdraio. Wezzo, ci siete su Barbaroffa ed io invece sono all'aeroporto internazionale di Taipei. Ciao signor, faccio uscire il video tra poco, inutile che mi fissi. E niente, mi sono reso conto che non avevo fatto uscire un video per oggi, per questo lunedì. E quindi, perché no? Parliamo subito al volo di una roba. Sapete cosa è uscito fuori da un po' di tempo a questa parte? Una roba che si chiama Boiling Water Challenge. Beh, essenzialmente ci sono dei ragazzini che fanno le sfide con l'acqua, ma proprio bollente. C'è uno che si è mezzo sfigurato, perché stava cercando di bere dell'acqua bollente, bere dell'acqua bollente. C'è un altro che si è carbonizzato l'esofago perché stava cercando di bere l'acqua bollente con una cannuccia. Un altro che ha perso la mano perché ha infilato la mano nell'acqua bollente. No, non c'è bisogno di commentare. Il mio commento è: Zozzi, non fate questa Boiling Water Challenge perché l'acqua bollente e il contatto con l'acqua bollente potrebbe compromettere la capacità innata del vostro organismo di mangiare, alimentarvi, avere un aspetto decente, e riprodurvi. Anche se effettivamente quest'ultima abilità, se compromessa, magari rappresenterebbe il bene comune, voglio dire, avete pensato di giocare con l'acqua bollente. E va bene, Zozzacchioni, la musica che metterò come sottofondo in questo video sarà coperta da copyright, perché tanto YouTube ha deciso arbitrariamente che tutti i video che ho caricato questa settimana non sono monetizzabili, Dio solo sa per quale motivo. Ho richiesto una revisione manuale, ma tanto per il tempo, nel momento in cui questa revisione avrà luogo, i video saranno già usciti da una settimana, nessuno se li guarderà più, gli advertisement non saranno più monetizzabili, quindi grazie YouTube, grazie Google, che bella piattaforma. Io adesso me ne vado a Tokyo. E siete stati su Barbaroffa? Alla prossima.